Saluti a tutti. Il 25 febbraio del 1873 in Via Regia sfila una cosa che poi diventerà grande, grande, grande. Era l'inizio ufficiale del Carnevale di Viareggio. Benvenuti fra di noi, Roberta Martinelli, la direttrice del Museo del Carnevale di Viareggio, benvenuta. Andrea Mazzi è il curatore, il conservatore museale. È una cosa poi di cui ti chiederemo, certo, perché è un titolo istituzionale non molto conosciuto. Bene, allora Roberta, tu sei la curatrice di una mostra che sarà sicuramente affascinante e grande, ma grande dal punto di vista anche qualitativo, che sarà presentata al GAMP, che è alla Galleria di Arte Contemporanea di Viareggio, poco prima della prima sfilata. Ecco, fammi capire, ma è una mostra che parte da molto lontano, dal 600 mi sembra di capire, o no? Sì, parte dal 600 e avrebbe potuto partire anche prima, perché il Carnevale è un fenomeno che praticamente ha sempre accompagnato la storia dell'umanità. Però ho scelto di partire dal 600 perché è nel periodo barocco, nel periodo appunto del 600, che ci sono questi grandi carri carnevaleschi che vengono fatti un po', diciamo, soprattutto a Roma. E quindi, diciamo, ho voluto fare un omaggio al Carnevale di Viareggio ripercorrendone un po' la storia, ma molto all'indietro. Ecco, quindi per esempio nella mostra ci sarà anche un saggio che fa capire da dove partono i carri allegorici, cioè dal tempo dei Romani praticamente. Ecco, però non voglio... Quindi potevi andare ancora più indietro. Sì, però era, diciamo, molto difficile, molto complicato anche per l'esposizione. Quindi abbiamo fatto una raccolta di dipinti a partire dal 600 fino al 900. Ecco, ma anche questo punto non deve essere molto semplice, perché, fammi capire, è una raccolta di reperti che vanno così all'indietro nel tempo, non deve essere stata facile. No, anche perché è un tema, attualmente il Carnevale, diciamo, nei dipinti non è trattato tantissimo, e poi quando viene trattato più sotto il tema delle maschere, che invece io è un'altra piccola sezione. E qui il carro allegorico l'ho voluto, diciamo, esaltare, ecco, perché quello che oggi caratterizza il Carnevale di Viareggio sono senz'altro i grandi carri che sfilano durante i corsi mascherati, cioè sono i carri, danno un'emozione che è difficile da raccontare, quindi il movimento, il tema, tutto come sono nati, come vengono costruiti, la grande bravura, si può dire, l'arte che ci sta dietro. E quindi ne ho fatti vedere, come dire, dei modelli dei secoli precedenti. Ma fammi capire, questo vuol dire che in altri paesi europei, anche nel passato o nel presente, i carri allegorici sono meno diffusi, meno frequentati? È tutta una storia un po' complicata che ora non la vorrei banalizzare. I carri allegorici sono in tutta Europa, diciamo, però noi abbiamo fatto una scelta di limitarci all'Italia, anche perché è molto difficile movimentare questi quadri. Attualmente è un'opera molto molto impegnativa, e quindi, diciamo, che richiede grandi energie in tutti i sensi. Noi avremo qui dei quadri fantastici e, diciamo, anche di grandissime dimensioni, proprio addirittura ci sono alcuni quadri che superano i 3 metri. Accidenti. E quindi è un'impresa, diciamo, come dicevo prima, interessante. E poi ho cercato anche però di accompagnare questi quadri, magari più importanti, anche a quadri più, diciamo, più spiritosi, più divertenti, perché il Carnevale poi è il Carnevale, altrimenti, cioè, non, diciamo, bisogna appunto che sia una cosa festosa. Ecco, quindi la mostra spero che soddisfi chi verrà a vederla, spero tante persone, sotto questi aspetti, sia lo studioso, ma soprattutto chi ha voglia, quindi adatta a tutti, anche ai bambini, è pensata, diciamo, per il grande pubblico. La regia ci può far vedere un attimo questi reperti? Ne abbiamo alcuni che sono stati avviati. Ecco, questi sono carri allegorici del 600, per esempio. Quindi erano già grandi macchine per il tempo, quindi costruite. Esatto.
molto interessante. Non è stato facile per te trovare queste rosse, queste cose? No, però diciamo con cataloghi, con le conoscenze personali, diciamo ci sono riuscita. Sei riuscita ad avere dei diritti praticamente. Ma sì, ecco, questo per esempio è il Carnevale di Lucca della fine del Settecento in cui sfilano le carrozze, perché poi diciamo il Carnevale si alterna, come lo potrà dire meglio di me Andrea dopo, cioè nel Settecento ci sono più sfilate di carrozze che carri allegorici nella pittura, mentre invece poi Viareggio riprende i primi carri, sono carri allegorici, dei trionfi, ecco, si può dire. Ecco, questo per esempio sono sfilate di carrozze, sempre sono molto belli visti da vicino perché ci sono particolari entusiasmanti, che ci sono tutta la vita praticamente del Carnevale. Ecco. Andrea Mazzi, ecco, fammi capire prima di tutto, che cosa fai come conservatore museale? Allora, il conservatore museale collabora e lavora a stretto contatto con il direttore e insieme al direttore del museo si occupa della valorizzazione del patrimonio, quindi la sua conservazione e valorizzazione, quindi un racconto di quello che è il nostro patrimonio, che è fatto di bozzetti, documenti, pubblicazioni, immagini, fotografie, filmati, e stiamo facendo un gran lavoro di digitalizzazione, catalogazione e per rendere il nostro archivio storico un punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati di storia del Carnevale di Viareggio in particolare, ma del Carnevale in generale. E questo implica anche, credo, una serie di relazioni anche di, certo, di sistema con altri Carnevali. Assolutamente, con altri Carnevali, con altri musei, con altre università. Strutture. È una domanda che ti faccio. Sì, è vero, e tra l'altro in quest'ultimo anno abbiamo seguito e accompagnato tre tesisti che sono venuti anche da fuori Viareggio, Bologna, Roma, e si sono interessati e appassionati al tema del Carnevale di Viareggio in particolar modo, e hanno consultato il nostro archivio storico per i loro lavori di ricerca. Quindi diciamo è un lavoro che dura tutto l'anno e che accompagna insieme al lavoro della comunicazione della Fondazione. Beh, forse questo dipende anche dal fatto che c'è questa singolarità nella città di Viareggio, che combina fattori diversi, penso all'arte che si inserisce nella grande tradizione popolare del Carnevale e che ne diventa una dimensione fondamentale. Beh sì, il Carnevale consideriamolo come un vero e proprio patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città. E i percorsi espositivi di questo anno vogliono valorizzare proprio questo aspetto culturale del Carnevale, che quindi analizziamo attraverso la mostra straordinaria che vedremo alla GAMCE e altre occasioni espositive nei vari luoghi di Viareggio. Sì, vedremo anche in altre sedi. Abbiamo un programma molto intenso, ne parleremo con la Presidente della Fondazione a breve. Ecco, ma per tornare un attimo alla Roberta Martinelli, tu hai un'enorme responsabilità perché direttrice di un museo in espansione non è semplice, non è una cosa statica questo museo, lo state facendo crescere o no? Sì, è un museo un po' particolare perché io sono stata direttore di musei nazionali, per cui ho diciamo alle spalle un'esperienza notevole di vissuto, ecco, diciamo. Qui è, la cosa è diversa perché il museo ha delle grandi potenzialità e diciamo stiamo cercando di tenere insieme due cose fondamentali: da una parte la scientificità del museo, no? Come diceva anche Andrea, cioè la documentazione eccetera, però di restituirla anche questo in maniera brillante, ecco, e speriamo di riuscirci. Abbiamo fatto tanti già, abbiamo un progetto generale e anno per anno, quando ci è possibile diciamo reperire i fondi, stiamo andando procedendo con vari step e vari lotti. Quest'anno, mi piace dire, durante il Carnevale, non abbiamo ancora deciso la data, inaugureremo però un'altra fase del museo, questa volta dedicata a uno degli artisti più importanti, il creatore del Burlamacco, di Bonetti, che troverà però anche un suo spazio anche all'interno della mostra che facciamo alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Quindi bisogna vedere la mostra della Galleria collegata anche al nuovo allestimento del museo, in cui oltre Bonetti sarà sistemata definitivamente la parte relativa alla cartapesta. Poi ci saranno anche altre novità che poi vi diremo cammin facendo. Diciamo che è un museo diffuso in città e oltre a questi spazi c'è anche il Museo del Carnevalotto, la collezione di opere d'arte contemporanea che
tutto l'anno è in esposizione permanente al piano terra del Palazzo delle Muse, alla GAMSCE. Quindi diciamo è un carnevale che raccoglie testimonianze in giro per la città. Ma io questo mi sembra di capire che è lo spirito proprio della città di Viareggio, che ha avuto fin dall'inizio, parlando del carnevale, una fusione fondamentale tra il suo cuore produttivo e la dimensione creativa. Se non sbaglio, la relazione che c'era tra Darsena, parlando dei primi scalafati, di questi artisti che riuscivano a, per esempio, a far muovere gli occhi al primo Pierrot. C'era una relazione, Roberta, no? Sì, sì, indubbiamente c'era, ed è una tradizione che si è sempre più specializzata, non si è mai persa, anzi è sempre migliorata, e oggi addirittura si usano i più moderni sistemi, che io non so neanche definire, diciamo elettronici, eccetera. Quindi è la cosa speciale di Viareggio, è che non si è mai fermato, ma è sempre andato avanti, è sempre al passo coi tempi, ma restando anche un'immagine di fantasia, di cultura anche, no? Di sociale, ecco, diciamo. Quindi i carri sono qualcosa di più di una struttura che si muove, c'è anche lo spirito di chi lo costruisce, di chi l'ha ideato. Sì, quindi sono dei veri artisti, ecco, sì. Vuol dire, coniuga l'arte, sì, con la tecnica, come si diceva prima, col sociale, col culturale. È una macchina straordinaria il Carnevale di Viareggio. E questa è la singolarità, sì, del Carnevale e della città. Sì, sì, mi sembra proprio di capire. I carri praticamente raccontano chi siamo. Sì, ma difatti l'ultima volta io sono stato a un incontro con un giovane 95enne che presentava al museo Marinaro, dove c'è appunto il Carnevalotto di cui parlavi, Andrea, un suo libro di memorie, un 95enne che abbiamo voluto anche invitare qui in studio. Ecco, e anche in quell'occasione ho visto proprio la sintesi tra anima produttiva e l'animo del viareggino, della viareggianità, non so come poter dire, cose certo, del genere, che mi sembra che voi in qualche modo state rilevando, no, attraverso queste iniziative. Diciamo che il Carnevale di Viareggio ha 150 anni, ma le porta molto bene. Sì, ma fammi capire, hai ragione, abbiamo purtroppo poco tempo ancora, ma 150 anni sono tanti. Sì. 2023 è il 150esimo praticamente del... Beh, ma Viareggio si merita le vostre iniziative, ma voi come lo vivete? Con senso sicuramente di responsabilità, ma anche un pochino di timore per essere all'altezza della situazione, o no? Partiamo da Andrea, poi finiamo con Roberto. Timore, ovviamente orgoglio di raccontare una tradizione, testimoniare attraverso quello che è questa edizione un patrimonio fatto di arte, ma soprattutto fatto di persone. Persone che hanno creato e hanno consegnato a noi, e poi consegneremo al futuro questo patrimonio. E tu, Roberto, cosa mi dici in questo senso? Sì, insomma, un pochino, diciamo, non preoccupati, diciamo, intimoriti siamo, però abbiamo lavorato insieme, tutti insieme, cerchiamo, diciamo, speriamo di soddisfare, ecco, le esigenze di tutti quelli che verranno a vedere tutte le mostre che ci saranno, e soprattutto poi tutti i corsi mascherati. Guarda che saremo molti, perché saremo in tanti, verranno anche non soltanto da città italiane, quindi siamo alle porte dell'inizio di questa grande avventura popolare, artistica e di storia anche. Io vi ringrazio per questa veloce conversazione, di essere venuti qui a parlarci un po' di una cosa molto bella. Grazie di nuovo Roberto, grazie Andrea. E noi ringraziamo di nuovo, anche a nome di Noi TV, e ci rivediamo la prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci a tutti.